Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Baudelaire diceva: quello che non è leggermente difforme ha un aspetto insensibile. Ne deriva che l'irregolarità, ossia l'imprevisto, la sorpresa, lo stupore, sono una parte essenziale e la caratteristica della bellezza. E il filato di cui parleremo oggi rappresenta appieno questa citazione. Parliamo infatti del Morris. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Morris, questo gomitolo da 100 grammi per 170 metri, composto per il 30% lana, 60% acrilico, 5% poliestere e 5% poliammide. Veniamo subito ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, non riporlo in un'asciugatrice ma piuttosto in una posizione piana lontana da fonti di calore e stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Il consiglio che diamo per questo stupendo filato è sicuramente quello dell'utilizzo dei ferri 6-8 e dell'uncinetto 4-6. Guardate l'irregolarità, ma soprattutto le sfumature di questo stupendo Morris. Ecco, cerchiamo di vedere tutte le varie differenze proprio qui nel dettaglio, che con l'aggiunta oltretutto dell'urex danno davvero un tocco unico. Questo che vedete qui è la variante denim, che potete ecco vedere poi sviluppata su questo telino. Proseguiamo adesso invece con un'altra tonalità, che è questa, la variante Laguna, dove troviamo quindi sempre le tonalità del blu, eccole qui. Proseguiamo invece verso tonalità ben più chiare e quindi andiamo sul beige, risaltato poi da questo tocco di oro che lo rendono davvero stupendo. Andiamo invece verso un mix di colori, infatti questa variante è definita fantasy, dove c'è il blu, il fucsia, il verde acido, eccolo qui. Ritorniamo verso le varianti del blu, ma non solo, anche del viola con il selva, eccolo, lo potete vedere qui, è sviluppato poi ovviamente sul telino. Adesso invece proseguiamo verso altre varianti, quale questa che è appunto il fango, quindi abbiamo più tonalità del beige ma anche del tortora, un po' più scuro, eccolo qui. E andiamo avanti con questa che invece è la variante antracite, quindi ben vengano il grigio scuro, però comunque è risaltato da questo bellissimo e candido bianco. E adesso proseguiamo con i colori del tramonto, appunto proprio quella variante denominata allo stesso modo tramonto, con i colori del rosso e del blu. Eccolo qui. E poi infine concludiamo con questa che è la variante perla, davvero molto delicata e anche molto raffinata. Sviluppata qui sul telino. Eccolo qui, il Morris. Il Morris era nato in rocche da 250 grammi, che poi abbiamo provveduto a trasformare in gomitoli da 100, rendendolo quindi sicuramente molto più pratico e anche meno vincolante. Oltretutto, in questo nuovo Morris c'è anche un passaggio in più, vale a dire un trattamento naturale che tende a rigonfiare le fibre, rendendolo quindi ancora più morbido. Se poi ci aggiungiamo anche l'urex, ne esce fuori un filato moda davvero unico. Le idee per utilizzarlo sono tante e la fata tuttofare, vale a dire Maria Grazia Dottore, ce ne offre alcune. Una ad esempio è la giacca Meghan, in cui viene utilizzato il Morris Perla, e un altro è il poncho K, in cui viene invece utilizzato il Morris Laguna. Ovviamente, come abbiamo visto e come abbiamo già detto, c'è un po' di lurex all'interno di questo Morris, quindi per chi ha una pelle particolarmente sensibile consigliamo magari comunque di indossare un capo intimo al di sotto del capo che realizzerete, nonostante sia presente insomma il lurex solo in alcuni grumi, però ne vale davvero la pena. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Per il resto ci vediamo, ciao!